Radio Universal. Radio Universal, la radio ufficiale del Chievo Verona. Tutte le radiocronache in esclusiva. Questo programma è offerto da AgriService, servizi e prodotti per l'agricoltura di Somma Campagna. Taxi Catullo, il vostro taxi da e per l'aeroporto di Villafranca. Verona Auto, auto nuove usate per tutti. A Bussolengo, zona Ushan. Studio Professor Pocetti, il benessere psicofisico a dosso buono. Casa Chievo, un'ora di grande calcio, tutta dedicata al Chievo, in diretta tutti i giorni alle 18:30, solo su Radio Universal. Eccoci, buonasera, 18:34 minuti, un po' in ritardo perché abbiamo cominciato un po' col botto, ma eccoci, benvenuti all'ascolto della radio di Solo Musica Italiana, ma soprattutto della radio ufficiale del Chievo Verona, Radio Universal. Stasera avremo come primo ospite Marco Fioretto, che ci parlerà dell'Exploit dell'Under 17, che sta davvero rimontando posizioni importanti e quindi ci darà possibilità di parlare delle giovanili. In diretta Marco, e altrettanto in diretta Roberto Inglese, il bomber, colui che ha fatto il gol e una prestazione maiuscola contro la Sampdoria. Tutto in diretta, tutto sugli 87.5, tutto su Radio Universal, che potete ascoltare anche su internet in streaming, www.casachievo.it. E poi ovviamente, amici, vi ricordo il nostro numero di telefono per intervenire con i vostri messaggi, con i vostri sms e anche con qualche telefonata in diretta, poi quando qualcuno magari vorrà parlare direttamente con Roberto Inglese. 349 49 80 763. Si comincia da Marco Fioretto e dalle giovanili subito dopo aver dato linea alla nostra regia. A voi. Ciao Marco. Ciao Massimo, ciao. Ciao, 2 minuti di pubblicità e poi partiamo. Va bene, ok, okay. Perfetto.
Casa Chievo, un'ora di grande calcio, tutta dedicata al Chievo, in diretta tutti i giorni alle 18.30, solo su Radio Universal. Eccoci tornati in diretta ed ecco con noi Marco Fioretto. Buonasera Marco. Buonasera, buonasera a tutti. È un piacere ritrovarti Marco, perché è sempre un piacere parlare del settore giovanile di cui tu ti onori essere mister. Mister di un Under 17 che ha sbancato Udine. Partiamo da qua. Sì, abbiamo fatto una prestazione, una buona partita, i ragazzi sono stati bravi, hanno messo impegno, determinazione e qualità di gioco, diciamo che la vittoria è stata abbastanza netta, anche forse un po' più del risultato. Ecco. È una squadra che, guardando i risultati, sta indubbiamente crescendo, no? Sì, è un gruppo dove si sono unite le due annate, quella dei giovanissimi l'anno scorso e gli allievi, quindi abbiamo un gruppo misto, siamo una delle due squadre praticamente di tutto il girone che sono miste, quindi siamo più giovani mediamente degli altri, per cui sicuramente all'inizio abbiamo fatto un po' più fatica, ultimamente i ragazzi si stanno un po' adattando alla categoria e sicuramente stanno facendo sempre meglio. Ecco. Dicevamo anche in altre occasioni che avete un girone abbastanza di ferro, no? Sì, è un bel girone, come al solito con Milan, Inter, Atalanta, Udinese, Verona, eccetera, eccetera, e quest'anno si è aggiunta anche la Lazio che ci ha fatto un po' una novità, insomma, ecco, però è stato piacevole anche incontrare questa squadra. Ecco, tu che sei avvezzo così ai campionati giovanili, quest'anno che cosa c'è di diverso al di là del fatto tecnico che hai appena descritto? No, beh, di diverso è che sto vedendo la sensazione che rispetto alle ultime due annate allievi, gli ultimi due precedenti campionati, ci sia un livello un po' più elevato, un po' più verso l'alto, c'è più equilibrio, infatti di solito Milan e Inter si staccavano un pochino e al momento invece sono diverse le squadre che sembrano equivalersi. Ecco. Parlami della prossima partita, Marco. La prossima partita giochiamo con il Brescia, che viene da una buona vittoria col Milan, appunto, ha vinto 3-1 domenica scorsa contro il Milan, per cui sarà sicuramente una partita difficile, un gruppo composto tutto da ragazzi del 99, quindi un po' più grandi dei nostri, per cui troveremo dal punto di vista fisico magari qualche difficoltà come del resto tutte le domeniche, insomma, ecco, quello che speriamo è di dare continuità e riuscire a giocare un po' come le ultime 3-4 partite. Com'è l'atmosfera con i ragazzi? Allegria, determinazione, impegno, che cosa vuoi sottolineare? Ma impegno e determinazione, direi. Dopo l'allegria dipende soprattutto dall'allegria, il gruppo è diviso in chi gioca di più e chi gioca di meno, ovviamente. Certo. Per cui l'allegria è in quelli che gioca di più e chi giocano di più, quelli che giocano un po' di meno magari mettono tanto impegno, tanta determinazione, magari non provano la stessa gioia di quelli che hanno la possibilità di giocare, però insomma poi un po' alla volta il momento arriva per tutti, perché poi tendiamo a fare una discreta rotazione. Marco, è veramente difficile lasciare fuori qualcuno, soprattutto a questa età in cui i ragazzi non sono più bambini, non sono ancora uomini. Esatto, e tra l'altro devono essere bravi ragazzi a capire che in realtà insomma non sono scelte poi definitive a questa età. Di grandi cambiamenti, ci sono ragazzi che sono un po' più avanti da un punto di vista fisico, qualcun altro un po' meno, poi a maggior ragione avendo l'annata, due annate che compongono la squadra mista, abbiamo qualche ragazzo che pur magari facendo bene si trova a essere un po' più indietro di qualcun altro fisicamente, per cui insomma, però l'impegno e la determinazione non manca, per cui poi alla lunga chi ha la costanza riesce anche a trovare delle soddisfazioni. Ecco, a parte la battuta d'arresto della primavera dopo 5 risultati utili consecutivi, tenuto conto anche della Coppa Italia, mi pare che sia un'altra annata che, per carità, siamo ancora all'inizio, ma che vede il Chievo protagonista un po' in tutte le squadre, no? Sì, secondo me abbiamo tre squadre tutte competitive nei campionati nazionali e la primavera è partita molto bene, adesso vabbè domenica ha perso, insomma ci può stare anche perché veniva una serie di risultati estremamente positivi. E anche i giovanissimi nazionali sono un buon gruppo secondo me, e no, abbiamo squadre anche quest'anno competitive, chiaramente con competitive intendo che poi alla fine si può arrivare più o meno avanti, però comunque sempre essendo protagonisti, ecco. Sì, poi la competitività ovviamente ci deve essere, c'è, però tutto sommato no, mi pare che il vostro lavoro sia basato soprattutto su una formazione dentro e fuori dal campo. Assolutamente, deve essere quello che facciamo, se no vuol dire che stiamo sbagliando qualcosa, che perdiamo di vista il nostro obiettivo. Il risultato deve arrivare perché abbiamo gruppi di valore e perché abbiamo ragazzini di valore, non perché cerchiamo scorciatoie attraverso strade che non sono poi quelle che dobbiamo perseguire. Dobbiamo cercare di formare i nostri ragazzini sotto tutti i punti di vista, cercare di, se ce la facciamo, tirare fuori qualche calciatore, magari per la prima squadra,
e se non ce la facciamo dobbiamo fare in modo che migliorino il più possibile e che possano essere fieri della loro mentalità e cultura sportiva, oltre che delle loro qualità tecniche. E a proposito di fierezza, con l'orgoglio di essere in una squadra che sempre da tanti anni ormai è in Serie A. Assolutamente, sempre in Serie A e sempre mostrando valori, a partire dai propri tifosi, a partire dalla propria società, il proprio presidente, sempre con un'immagine che i ragazzi devono essere fieri di portare in giro, perché poi secondo me a Verona non sempre ci se ne rende conto, però in giro per l'Italia siamo considerati una società modello, con un'immagine invidiabile, e i nostri ragazzi devono essere fieri di questo. Grazie Marco, e naturalmente in bocca al lupo per dare la caramella dolce al Leone Bresciano e quindi batterlo. Grazie, lupo, buona serata a tutti. Ciao, grazie. Un nome e una garanzia? AgriService, Assumma Campagna. Da oltre 60 anni, AgriService offre prodotti e servizi di alta qualità per l'agricoltura. Accurata assistenza tecnica e servizio analisi. Consegna a domicilio dei prodotti ordinati. Tutto a contatto diretto con l'agricoltore. Entrate nel mondo AgriService e saremo lieti di aprirvi la porta per creare insieme le basi per il successo della vostra azienda agricola con i consigli e la professionalità del nostro personale. AgriService, Assumma Campagna, in via dell'Industria 33, telefono 045 51 51 88, sito ufficiale www.agriservicespa.it. Ehi, vuoi sentire due parole per comprare a Verona l'auto che fa per te? Eccole, Verona Auto. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Bussolengo e troverai la più ampia scelta di auto usate, nuove, chilometri zero, per tutti i gusti e per ogni esigenza di prezzo. Verona Auto ti mostra, ti consiglia, ti ascolta. Vieni a raccontarci il tuo desiderio su quattro ruote. Verona Auto, Bussolengo, via del Lavoro 52. Te l'ho già detto che la tua prossima macchina ti sta già aspettando per essere scelta? Amici, attenzione, perché tra poco con noi arriverà in diretta il bomber Roberto Inglese, 349 49 87 63, per fare messaggi SMS se già volete fare qualche domanda d'inglese, poi prenderemo anche compatibilmente con il tempo a nostra disposizione qualche telefonata. Bruno Taddei ci parla dei precedenti di Palermo Chievo Verona. Il numero di match disputati nel campionato di calcio di Serie A tra Palermo e Chievo è pari a 9. In totale sono stati segnati 35 reti. La squadra di casa ha collezionato 4 vittorie contro una della squadra ospite. I pareggi in tutto sono stati 4. La vittoria più larga del Palermo risale alla stagione 2012-2013, giornata numero 6 valevole per il girone di andata. Palermo-Chievo si concluse con il risultato di 4-1. Per quanto riguarda invece il Chievo, la miglior vittoria fu registrata durante la giornata numero 38, valevole per il girone di ritorno. Ci troviamo nella stagione 2010-2011. Palermo-Chievo si concluse con il risultato di 1-3. Delle 35 reti complessive segnate, 21 sono state per il Palermo e 14 per il Chievo. Gli scommettitori, per concludere, sanno che in questa partita si tende a segnare di più nel primo tempo. Radio Universal, la radio ufficiale del Chievo Verona. Tutte le radiocronache in esclusiva. Chiudi un attimo gli occhi e rispondi a questa domanda. Quanto conta il tuo benessere? Bene, ora che hai dato la risposta, noi ti diamo un nome e un cognome. Il professor Roberto Poccetti opera da oltre 25 anni nel mondo del benessere psicofisico. Collabora con medici di base, fisiatri, ortopedici e fisioterapisti e ti aspetta nel suo studio per restituirti il benessere perduto. Ginnastica, massaggi, massoterapia, rieducazione motoria, uso di attrezzature specifiche e assistenza personalizzata. Vieni, il tuo benessere ti aspetta. Lo studio del professor Poccetti è a Dossobuono in via Don Nicola Mazza 2, in zona centrale e con ampio parcheggio. Info benessere 340 24 49 241. Sta per arrivare sulle nostre frequenze Roberto Inglese, restate con noi.
Ciao Roberto. Ciao. Resta in linea 30 secondi e andiamo, ok? Sì. Vengo 18:49, siamo arrivati al momento, come abbiamo detto, di sentire Roberto inglese. Prima però partiamo così. E Chievo che guadagna ora una rimessa laterale con Birsa, velocissimo, serve Meggiorini, settore di sinistra, palla in mezzo, inglese, rete, Roberto Inglese, debutto dal primo minuto e primo gol in Serie A per il ragazzo scelto, voluto da Rolando Marane. Ma se lo merita, dopo aver sfiorato il gol in due occasioni, in un contropiede fulminante, Birsa, Meggiorini e proprio Inglese sono riusciti a confezionare questo gol del pareggio, un pareggio che onestamente ci sentiamo di dire che abbiamo meritato alla grande dopo aver sofferto nel primo quarto d'ora. Poi negli ultimi 20 minuti era venuto fuori decisamente lo spirito clidense e questo pareggio è arrivato a suggellare un ottimo primo tempo da parte della truppa di Maran. Sì, c'è da dire, rivedendo poi tutta l'azione dal punto di vista dell'impegno, dell'intelligenza anche in questo caso dei giocatori giallo-blu, è stato molto bravo Walter Birsa, è intelligente a rimettere subito in gioco con Meggiorini che andava a inserirsi invitandolo il passaggio, perché in quel momento la Sampdoria era leggermente sbilanciata. Buonasera Roberto. Ciao a tutti. Ecco, abbiamo voluto accoglierti così, facendoti rivivere radiofonicamente questo gol che insomma per te resterà sicuramente sempre nel cuore qualunque cosa succeda. Sicuramente il primo gol in Serie A è stata una grande gioia. L'ho dedicato ai miei genitori perché hanno fatto tanti sacrifici e spero di farne altri. Senti, la cosa che mi ha veramente impressionato è la velocità con cui sei entrato. Io ero qui in studio subito dopo la partita, sai che ti abbiamo anche intervistato in diretta, ma la velocità con cui gli ascoltatori hanno cominciato a mandarti complimenti, ma non del tipo che bella partita che ha fatto Inglese, ma del tipo... Signori, questo qui è un campione, lo dicono i tifosi. No, vabbè, campione credo di no, sono un ragazzo che si è sempre impegnato e sono stato anche un po' fortunato, però sono contento di aver fatto una bella partita e ora però spero di ripeterla. Senti Roberto, c'è questa sensazione incredibile, no? Inizio di campionato dove ti aggreghi al Chievo, dove forse resti, forse non resti, poi resti e adesso sei lì al centro. Ecco, è capitato tutto molto velocemente, che tipo di sensazioni hai? Ma sicuramente è una bellissima sensazione, dovevo andare via in estate, poi facendo la chiacchierata col mister mi disse che un piccolo spazio me lo potevo ritagliare. Poi toccava a me, insomma, e credo di essere stato bravo a sfruttare la mia occasione. Ora, per adesso già sono contento così, poi tutto quello che viene è ancora meglio. Le vostre domande a Roberto Inglese al 349 49 80 763, c'è quella di Francesco che dice: senti Roberto, ma con tanti attaccanti così importanti, ti saresti mai immaginato di ritagliarti un posto così presto in questo campionato? No, assolutamente no. Lo speravo sinceramente, però avendo davanti Paloschi, Pellissier, Meggiorini e anche Bovo che comunque hanno fatto la Serie A per tanti anni, non lo credevo proprio. C'è il messaggio di Michele che dice: dai Roberto che domenica giochi. Speriamo. Senti, parlaci un po' di te come persona, no? Hai ringraziato i tuoi genitori, chiaramente la famiglia è sempre la prima cosa a cui si pensa, ma ecco che tipo di ragazzo sei, perché ogni tanto vediamo qualche tua foto anche simpatica, tipo quella che c'è su internet con gli occhiali azzurri e così, allora raccontaci un po' il Roberto. Un ragazzo tranquillo, dai, niente meno. Mi trovo bene con quasi tutte le persone del gruppo perché sono veramente tutti bravi ragazzi, spesso andiamo a cena fuori, cose normali, dai, insomma. È stato molto facile o un po' duro inserirsi in questa squadra?
Molto facile, perché sono tutti bravi ragazzi e mi hanno fatto inserire bene, però è normale che è una categoria che io non avevo mai fatto, e quindi l'approccio è stato sicuramente duro, però grazie anche a me, al merito di tutti quanti, che sto facendo qualcosina di buono, e anche merito loro. Domanda di Danilo che dice: con che occhi guardi le difficoltà del Carpi, Roberto? Ma a Carpi purtroppo secondo me hanno cambiato un po' troppo, sinceramente, perché se lasciavano l'ossatura dello scorso anno e con qualche innesto, di 2 o 3 innesti, potevano fare qualcosina in più. Però è normale che quando cambi una squadra, ne cambi 15-16 persone, fai fatica non solo in A ma in tutte le categorie. La domanda adesso arriva da Leone, che vuole sapere, dice: ciao Roberto, è un piacere sentirti, vorrei sapere quali sono i tuoi reali sogni o se è troppo presto per farli. Ma sicuramente è troppo presto, perché ho fatto una partita e devo dimostrare ancora tanto. Per me, ripeto, è già un sogno essere qui, perché ho fatto sempre categorie inferiori, quindi già essere qui è un gran bel sogno, spero di continuare sinceramente. Il messaggio di Mario che dice: buonasera, ieri sera Tomelleri in diretta ha detto che questo ragazzo farà strada perché ha testa ed è uno che si impegna e vede soltanto l'impegno del calcio, è così? Sì, assolutamente sì, ripeto, per star qui bisogna solo impegnarsi, non era un fenomeno prima, sono adesso, ma sono arrivato fin qui e solo grazie al mio impegno e alla dedizione che ho messo per questo lavoro. Nicoletta scrive: ma Roberto, la ragazza ce l'hai? Sì, ce l'ho. Come si chiama, che la salutiamo? Noemi. Noemi, ecco, allora le nostre ascoltatrici in questo momento sarà qualche cuore infranto, però insomma almeno abbiamo tranquillizzato Noemi. Bravo Roberto, dice questo messaggio, bel gol con la Samp, ma ci farai presto un gol di testa all'inglese? Lo spero. Questo era Mick. Poi la più bella battuta che sta circolando su Facebook è quella che dice: l'ho sempre saputo che senza l'inglese non si va da nessuna parte. Ma credo sia una battuta azzeccata, ma non per questo contesto, sinceramente. Senti Roberto, sinceramente un campionato, adesso c'è la partita contro il Palermo, no? Partita molto impegnativa e forse anche un po' pericolosa. Andare a giocare a Palermo non è mai facile. Io ho giocato in B col Carpi 2 anni fa e ho visto un ambiente molto molto difficile da andare a giocare, però noi proveremo a fare la nostra partita e a cercare di fare risultati. Messaggio di Giuseppe dice: ciao, io sono un palermitano, anche se tifo per il Chievo, volevo sapere da Roberto come si trova come meridionale a Verona. Benissimo, sono uno che ha giocato sempre al nord, quindi sono da queste zone da un po' di tempo, quindi molto bene. Sei un po' come Pacione, anche lui team manager ha origini così, ma lui ha sempre giocato al nord. Sì, è vero, è vero. Beh, insomma, vista la carriera di Marco potrebbe essere un buon esempio, no? Magari. C'è adesso la domanda di Omar che dice: ciao Roberto, buonasera, volevo sapere quali sono le tue passioni al di fuori del calcio. Ma passioni che hanno tutti i ragazzi comuni, sinceramente, andare a cena con i compagni, musica, roba varia. Mi piace molto quando scendo nella mia città, perché sono nato e cresciuto al mare, quindi è una cosa che amo. Qui ti devi accontentare del lago. È un accontentare, si fa per dire, dai, no? Ce lo fai qualche giretto a Verona? Cosa hai visto? Che tipo di località hai visto? Ma chiaramente ero abituato al mare, quindi il lago faccio un po' fatica a guardarlo, però sono zone molto belle, quando posso ci vado. È un'altra cosa. Adesso c'è il messaggio di Sergio che dice: ciao, volevo sapere qual è il più grande insegnamento che sinora il calcio ti ha dato, perché poi le cose che si imparano quando si è molto giovani si portano avanti per sempre. Bello questo messaggio. Ma un insegnamento che il calcio mi sta dando è che
sicuramente non è che lo possiamo chiamare lavoro, perché questa è una passione. Credo che andare al campo 2 ore il pomeriggio, quando c'è magari che gente che lavora dalla mattina alla sera per pochi soldi, che sta facendo capire la realtà di questo sport e soprattutto i valori della vita, che c'è gente meno fortunata che magari fa molti più sacrifici di noi. Quindi sinceramente mi reputo un ragazzo fortunato. Valerio vuole che racconti come si è svolta la chiamata di Maranda al primo minuto prima della partita contro la Sampdoria. No, abbiamo fatto la riunione tecnica e il mister ha dato la formazione, era in formazione, era tutto normale, poi ha continuato la riunione in maniera tranquilla e tutto qua. Quindi lì hai fatto finta di nulla, poi sei andato in bagno da solo e sei andato a esultare per la gioia. Era più teso. Era... C'è Martina che vuole sapere quante volte hai rivisto il tuo gol. Tante. Tante. Non ci credevo, veramente. Hai il DVD con il random continuo che gira a casa. Sì. No, l'ho visto parecchie volte. Però è stato un bel, cioè al di là del gol chiaramente, però è stato anche un bel momento di gioia collettiva lì, è stato proprio un, cioè no, è stato lì. Bello perché venivamo da un'azione difensiva, se magari se le persone non vedono solo il gol vedono che sì, stavamo subendo un calcio d'angolo, nella ripartenza abbiamo attaccato lo spazio, l'ha messo in difficoltà, abbiamo battuto una rimessa laterale velocissima, eravamo solo in 3 davanti e credo che l'azione è merito di tutti quanti, dai. La competitività lì in avanti è un ostacolo o un grande aiuto? No, un grande aiuto, perché posso solo che imparare dagli attaccanti che ho davanti a me. Sì, Pellissier per esempio credo che sia uno da guardare continuamente. Pellissier su tutti. Va bene, Roberto, ti ringraziamo per essere intervenuto, in bocca al lupo. Grazie per tutti voi. E speriamo di chiamarti per un gol presto, va bene? Crepi e grazie a voi, speriamo. Ciao, grazie. A presto, ciao. Era Roberto Inglese in diretta con noi, lo ringraziamo, simpaticissimo, ma questo già si sapeva. Pubblicità e poi torneremo con Casa Chievo verso Palermo. Ma passioni che hanno tutti i ragazzi comuni, sinceramente, andare a cena con compagni, musica, roba varia. Mi piace molto quando scendo nella mia città, perché sono nato e cresciuto al mare, quindi è una cosa che amo. Qui ti devi accontentare del lago. È un accontentare, si fa per dire, dai, no? Se lo fai qualche giretto a Verona, cosa hai visto? Che tipo di località hai visto? Ma chiaramente ero abituato al mare, quindi il lago faccio un po' fatica a guardarlo, però sono zone molto belle, quando posso ci vado. È un'altra cosa. Adesso c'è il messaggio di Sergio che dice: ciao, volevo sapere qual è il più grande insegnamento che signora di calcio ti ha dato, perché poi le cose che si imparano quando si è molto giovani si portano avanti per sempre. Bello questo messaggio. Ma un insegnamento che il calcio mi sta dando è che sicuramente non è che lo possiamo chiamare lavoro, perché questa è una passione. Credo che andare al campo 2 ore il pomeriggio, quando c'è magari che gente che lavora dalla mattina alla sera per pochi soldi, mi sta facendo capire la realtà di questo sport e soprattutto i valori della vita, che c'è gente meno fortunata che magari fa molti più sacrifici di noi. Quindi sinceramente mi reputo un ragazzo fortunato. Valerio vuole che racconti come si è svolta la chiamata di Maranda al primo minuto prima della partita contro la Sampdoria. No, abbiamo fatto la riunione tecnica e il mister ha dato la formazione, era in formazione, era tutto normale, poi ha continuato la riunione in maniera tranquilla e tutto qua. Quindi lì hai fatto finta di nulla, poi sei andato in bagno da solo e sei andato a esultare per la gioia. Era più teso. Era... C'è Martina che vuole sapere quante volte hai rivisto il tuo gol. Tante. Tante. Cioè, non ci credevo, veramente. Hai il DVD con il random continuo che gira a casa. Sì. No, l'ho visto parecchie volte.
però è stato un bel, cioè al di là del gol chiaramente, però è stato anche un bel momento di gioia collettiva lì, è stato proprio un, cioè no, è stato bello perché venivamo da un'azione difensiva, se magari se le persone non vedono solo il gol vedono che sì, stavamo subendo un calcio d'angolo, nella ripartenza abbiamo attaccato lo spazio, l'ha messo in difficoltà, abbiamo battuto una rimessa laterale velocissima, noi eravamo solo in tre davanti e credo che l'azione è merito di tutti quanti, dai. La competitività lì in avanti è un ostacolo o un grande aiuto? No, un grande aiuto perché posso solo che imparare dagli attaccanti che ho davanti a me. Sì, di Pellissier per esempio, credo che sia uno da guardare continuamente. Va bene Roberto, ti ringraziamo per essere intervenuto, in bocca al lupo, grazie per tutti voi. E speriamo di chiamarti per un gol presto va bene? Crepi, e grazie a voi, speriamo. Ciao, grazie. A presto, ciao.